Claudio Taglialatela ha 22 anni e frequenta l'Università di Portici. Il 9 dicembre 2003 è in auto. Attende che un suo amico esca dal portone di casa, in via Seggio del Popolo, nei pressi della centralissima via Duomo, per una serata tra amici. Mentre aspetta, decide di fare un giro in auto dell'isolato per passare il tempo. Ma la sua scelta si rivela fatale. Due tipi sospetti a bordo di uno scooter lo prendono di mira. I due criminali tentano di fermare Claudio. Esplodono un colpo in direzione della sua auto e colpiscono mortalmente il giovane. Il presunto killer, Arturo Raia, di soli 30 anni, viene fermato pochi giorni dopo il delitto. L'uomo si suiciderà in carcere nel gennaio del 2005. Claudio è vittima innocente di criminalità. Nessuno è solo, perché siamo tutti Claudio Taglialatela.